questa. Perché sono abituata a parlare in piedi, a fare lezioni. Devo dire che ho sentito cose molto interessanti e avevo preparato un mio discorso, ma preferisco commentare invece di sviluppare quello che è stato detto. Direi che il quadro complessivo è il quadro che ormai conosciamo di una domanda insistentemente rivolta dalla scienza e dalla tecnica a se stessa e alla filosofia. Cioè la scienza e la tecnica insistentemente adoperano questo meccanismo che John Rawls chiama l'articolazione riflessiva, che Socrate chiamava la vita pensata, cioè vogliono pensare se stesse, hanno bisogno di pensare a se stesse, hanno estremo bisogno di pensare a se stesse. E hanno un bisogno di pensare a se stesso che non è solo etico, quindi questo lo serve capire, ma anche pratico. Perché non si va avanti bene, non si va avanti nel modo più proficuo. Ecco, allora, questa esigenza di pensare a se stesse ormai da parte delle scienze ormai è un dato molto, diciamo che ha una certa storia, non è così recente. Chiaramente nell'informatica, nelle scienze così collegate, nella computer science, come si diceva, tutto ciò è più evidente, perché è il settore scientifico e tecnologico più vicino alla riflessività filosofica. E quindi è chiaro che in quel settore è venuto fuori con più chiarezza e nettezza. Però da molto tempo il rapporto tra le scienze, ed è stato anche detto negli interventi precedenti, è cambiato. Dunque siamo passati da un'epoca di parallelismo, ciascuno si fa il suo percorso, o di indifferenza, quindi, a un'epoca di relativo antagonismo, il gioco della guerra delle due culture, che era più che altro un gioco, un problema problema pratico di finanziamenti, soprattutto da parte delle cosiddette humanities. Ebbene, si è passato da quest'epoca di indifferenza e antagonismo a un'epoca di una scienza che cerca la filosofia, cerca una certa area delle humanities, perché non in genere. Una certa area delle humanities che io definirei così, per il momento definiamola semplicemente filosofica, e la cerca però non la trova, e la cerca quindi giustamente la cerca in se stessa e si dà e si dota di un'articolazione riflessiva che non era nella sua natura, che non era nel suo programma, no? Questo è molto interessante da tanti punti di vista. Io avrei tantissime cose da dire su questo e su come, su perché si genera questo fenomeno e sul perché era inevitabile che si generasse e sul come si risolve, meno male. Però vorrei fissare un po' di più su quel che è stato detto. Allora, quindi la ricerca, come è stato detto, del valore aggiunto, no? E la ricerca del valore aggiunto che però richiede, e qui è il sovraimpegno cognitivo a cui sono sottoposti gli scienziati che devono fare questo lavoro. Perché è effettivamente enorme il lavoro da fare. Perché si tratta di cambiare, è stato detto giustamente, di cambiare una cultura, di cambiare radicalmente la mentalità, no? Cambiare sul piano della prassi forse, no? Lavorativa, e anche sul piano
che ci interessa di più in questo momento, dell'educazione. Quindi cambiare a monte, prima ancora che si cominci a lavorare, bisogna avere delle persone formate a lavorare in questo nuovo monte. È questo un lavoro enorme per una persona che in realtà deve occuparsi poi anche di cose tecniche, di cose effettivamente pratiche. Allora, io vorrei soltanto citare i casi, i due casi interessanti. Per esempio, si è citato la NSA, NSA, cioè la National Security Agency, e si è, voi sapete che c'è questa Palantir, no? Questa tecnica, questa azienda creata da un imprenditore, molto semplicemente, e da un filosofo. Un filosofo laureato in una facoltà cosiddetta continentale, Alexander Karp, che è uno degli iniziatori di questa operazione, che poi è quella che ha scoperto Bin Laden, no? Che ha individuato a partire dal semplice profilo di una montagna la localizzazione della nascondito di Bin Laden. Ebbene, e questo è un filosofo, con un dottorato anche in filosofia. E questo è il primo caso che voglio citare. L'altro caso che voglio citare è il caso di Luciano Floridi. Perché Luciano Floridi non è semplicemente un filosofo, non è semplicemente una persona che si occupa settorialmente di computer ethics, ma è una persona che ha studiato logica, ha studiato epistemologia, ha scritto un interessantissimo libro sul problema dello scetticismo in epistemologia e ha una solidissima formazione filosofica, come si dice una volta generalista, oggi non si usa più questo termine. Ha una solidissima formazione di questo genere, tant'è vero che è il creatore di questo sito web della filosofia italiana, che ha creato praticamente, che ha dato delle risorse incredibili a questi anni in filosofia in Italia. Nel senso che l'Italia era veramente molto arretrata rispetto al mondo, no? La creazione di questo sito web ha fatto in modo che in Italia si diffondesse un dibattito che era all'avanguardia, che era assolutamente, anzi non era all'avanguardia, ma era assolutamente usuale in altri paesi e rispetto al quale l'Italia era terribilmente arretrata. Quindi non è un, come dire, è un filosofo di un genere. Allora, questi due esempi non vogliono dire che la filosofia serve, è importante, è una bella cosa, eccetera. Anzi, vogliono dire che se la filosofia così come è non serve a niente. E i poveri noi che ci poniamo il problema di ma come rifondiamo questa cultura sfatta, come facciamo a rimettere insieme, come facciamo a ripensare i codici deontologici in un mondo che è trasformato rispetto ai parametri che avevamo prima. Ebbene, la filosofia non ci aiuta in questo momento, non ci aiuta affatto ovviamente soprattutto la filosofia italiana, perché l'Italia non ci aiuta, come noi sappiamo, in generale. L'Italia non ci aiuta, questo è un grosso problema, non è colpa dell'Italia, è colpa di tanti fattori, della storia, di un paese, anche prendersela con l'Italia è sbagliato, perché ci sono dei fattori storici, no, dentro questo. E allora io vorrei affrontare quindi l'ultima questione e vorrei concludere un po' rapidamente, non ho quanto tempo, 3 minuti. Allora vorrei concludere molto rapidamente dicendo che
dicendo qualcosa del modo in cui può effettivamente esserci un contributo della filosofia, perché i vostri problemi sono tecnicamente filosofici e non sono però tecnicamente filosofici nel senso in cui si pratica la filosofia, perché la filosofia soffre le stesse cose che soffrite voi. La filosofia soffre esattamente il bisogno di ripensarsi interamente, di ripensare i parametri, no? Riconcepire, di ripensare il grande cambiamento culturale di cui abbiamo bisogno, e a volte ha nei confronti, non ad avere nei confronti della scienza un atteggiamento un po' così ormai debolmente parassitario, non più tanto parassitario come una volta, no? Debolmente parassitario, debolmente mimetico, perché a un certo punto la filosofia è stata mimetica nei confronti della scienza, e debolmente antagonistico, perché è stata anche antagonista. E però allo stato si trova esattamente nella stessa situazione. Allora io descrivo questa situazione come la situazione della universale filosofizzazione delle scienze, delle culture, dell'arte, della politica, perché in tutti questi settori emerge la domanda filosofica, cioè emerge la domanda fondamentale, la rifondazione, il problema della riflessione critica, no? Emerge, e quindi la situazione dell'universale filosofizzazione della cultura senza filosofia, la situazione della filosofia senza filosofia. Concludo veramente questo in modo definitivo. Noi viviamo, non ce ne rendiamo conto, noi pensiamo di vivere la scienza viva, che la scienza viva in una cultura illuministica, positivistica. Non è vero, la scienza vive in una cultura meravigliosamente aristotelica. Aristotele aveva una concezione della scienza che è la nostra, cioè le scienze si caratterizzano in base alle episteme, si distinguono sulla base delle loro episteme, cioè la scienza della natura si distingue in base alla scienza della natura, la scienza della società si occupa della società, la retorica si occupa appunto della retorica, e via sì. Però era anche assolutamente consapevole che esistevano confini e sconfinamenti, no? Che oggi noi vediamo molto bene, perché la computer science, per esempio, attenzione, la computer science non entra nelle ripartizioni ottocentesche di scienze della natura, del Naturwissenschaft, scienze dello spirito, Geisteswissenschaft, e questo terzo settore che però è sempre stato sotto silenzio nell'Ottocento, e cioè le scienze cosiddette esatte o formali. La computer science è una scienza formale, ma anche sociale, ma anche informazionale, è tutta un'altra cosa. La scienza non è quella roba lì, non può pensarsi nello stesso modo, non ce la fa più, no? Deve pensarsi in modo diverso, è questo che vogliamo dire, no? E allora cosa succede a questo punto? Che l'idea della situazione della filosofia senza filosofia viene descritta da Aristotele nel libro della Metafisica, quando Aristotele dice: se noi abbiamo il territorio delle singole scienze, che lui chiama le filosofie, no? Cioè quella che si occupa della natura, quella che si occupa di questo, quello che c'è, ci occorre assolutamente una scienza prima. Cioè ci occorre un orizzonte che metta in collegamento. No? Allora, questo è stato pensato nella tradizione in termini di sistemi, per esempio il sistema kantiano, il sistema hegeliano. Quei sistemi lì non funzionano più perché Kant e Hegel bastavano 200 libri,
noi abbiamo bisogno di 2 miliardi di lire per fare un'operazione di questo tipo. Quindi è un sovraimpegno cognitivo che noi non possiamo assolutamente affrontare. Noi non possiamo fare filosofie sistematiche, ma tutti insieme possiamo fare una filosofia pubblica, scienza pubblica. Cioè possiamo mettere in collegamento queste istanze, ricostituendo un'idea di filosofia prima che non è il paradiso della ragione, simile al paradiso di Cantor, in cui i filosofi e scienziati e umanisti e letterati e artisti dialogano tutti in amicizia, perché non si tratta né di amicizia né di non amicizia, ma di un vero lavoro, no? Di confronto comune per mettere a punto, diciamolo, la parola antipatica, delle regole comuni. Se le regole sono filosofiche, e dico filosofo tutti i filosofi, non un filosofo professionale, perché come vi ho già detto, il filosofo professionale è nella vostra situazione identica. Quindi se tutti siamo filosofi, noi sappiamo che siamo legislatori scettici, che cioè le nostre regole sono regolate dalla incertezza, sono attente alla nostra incertezza e alla nostra ignoranza. Avrei miliardi di cose da dire, ma basta così. La prossima volta, grazie. Grazie molte a Franca D'Agostini, caspita, ci dovremmo fare notte per continuare a raccogliere almeno alcuni degli stimoli che ci ha dato. Massimo, a te l'onore di seguire a Franca. Ma allora, anch'io avevo preparato un intervento che direi che per orario, stanchezza, pazienza, tralascerei per tornare a commentare alcune delle cose che sono state dette. Sia alcune delle cose che sono state dette oggi pomeriggio, sia alcune delle cose che sono state dette stamattina. In particolare il punto di partenza è proprio una cosa che hai detto tu, Juan Carlos, prima, dicendo è vero, la nostra inveterata tendenza italica è quella di non apprendere dalle esperienze. Allora, perché è inconfutabile, allo stesso tempo se la computer ethics deve, può avere un futuro, dobbiamo prendere qualche cosa dall'esperienza, perché l'esperienza trascorsa è stata quantomeno controversa, forse stamattina si diceva fallimentare, forse questo è persino eccessivo, però bisogna dire perché lo è stato. Allora, cominciamo intanto col dire questo, diciamo 1985, quando James Moore scrive What is Computer Ethics, ci dice che la tecnologia ha un impatto sulla società tale da sollevare problemi di nuovo genere che in qualche modo corrispondono a queste policy vacuum di cui lui ci parla. Allora, di fronte a questi vuoti di direttiva, vuoti di normativa, questi problemi di nuovo genere, e qual è la risposta? Allora, e lì siamo nella generazione di risposte incerte, per l'appunto. Allora, è chiaro che la prima attitudine può essere quella di dire cerco di attingere alle categorie tradizionali dell'etica e a vedere se riesco a manipolarle in modo tale da renderle adattabili alle problematiche presenti. Allora, questa è chiaro che già di per sé è una strada difficilmente percorribile, e la professoressa D'Agostini ce l'ha detto chiaramente qualche secondo fa. Allora, lì si aprono due strade ulteriori, perché è chiaro che la mera generalizzazione di casi concreti, tanto nel diritto quanto nella morale, porta a dei risultati apprezzabili in modo limitato. Allora si aprono ancora ulteriori strade. Una, e anche a me tocca dire qualcosa di positivo malvolentieri su Floridi, c'è l'esigenza di dare una fondazione teorica forte, cioè di ripensare le categorie dell'etica. Cioè non è che con lo strumentario che abbiamo a disposizione facciamo veramente tantissime strade. Allora si tratta di dare una fondazione teorica un pochino più forte che in qualche modo ci consenta di ripensare questi problemi, di ripensarli
complessivamente insieme con loro ripensare appunto al ruolo del professionista piuttosto a che cos'è l'essere umano e della società nell'epoca dell'informazione. E questa sicuramente è la via maestra, ma una via difficile. Allora, accanto a questa è chiaro che noi cerchiamo sempre accanto delle vie maestre anche altre vie percorribili. Allora, che cos'è che stamattina si è notato? Si è notata una tendenziale progressiva giuridificazione dell'etica, come se in qualche modo noi passassimo subito dal codice etico al codice di comportamento. Poi a un certo punto sono entrate le sanzioni. Le sanzioni, io sono un giurista di formazione, ho un attimo traballato sulla sedia, perché chi punisce chi e in base a quale legittimazione? Qui attribuiamo un potere spaventoso a qualcheduno che senza avere una legittimazione democratica può escludere qualcuno da qualche cosa. Allora, lì comincerei a essere un pochino cauto, perché l'idea di legislazione di per sé è molto importante ed interessante avere delle regole, ma la dobbiamo sottoporre ad indagine e problematizzare. Cioè, nell'ambito morale, Stanley Cavell distingueva tra i legislatori e i perfezionisti dicendo ci sono coloro che ritengono i legislatori che il nostro compito morale si esaurisce quando elaboriamo delle regole, dei codici di comportamento e ci atteniamo a questi, perché attenendoci a questi non siamo rimproverabili. E quindi il fine ultimo della legislazione morale o giuridica in questa prospettiva qui sarebbe non essere recuperabile. Allora è chiaro che questa mi sembra una concezione molto povera dell'etica, cioè se il problema fosse soltanto non essere rimproverabile è chiaro che ci sono tante strategie per farlo, ma questo può portare a delle conseguenze anche negative. Pensiamo alla responsabilità professionale medica, cioè se il problema è non rendermi rimproverabile è chiaro che io non prenderò dei rischi. Allora, lì come intendo la responsabilità? Intendo la responsabilità nel senso di dire responsabilità è rispondere di ciò che faccio di fronte a qualcheduno, per cui per non sbagliare io mi tengo nella ripetizione, oppure responsabilità la intendo nel senso di dire ci vuole coraggio per fare delle scelte morali e assumersi dei rischi, un concetto completamente differente di responsabilità. Allora è chiaro che qui cioè, il concetto di responsabilità cambia molto. Potete dire sono responsabile perché non prendo dei rischi, o potete dire sono responsabile perché devo prendere dei rischi. Allora è chiaro che un concetto meramente legislativo dell'etica, giuridificato, ci porta in direzione della responsabilità intesa su A e non intesa su B. In più, l'idea stessa di legislazione, non dobbiamo dimenticare una cosa, è stato detto molto correttamente oggi che una delle caratteristiche della società tecnologica e del rapporto che essa intrattiene con la legislazione è la velocità, nel senso che da un punto di vista normativo il diritto piuttosto che la morale fanno fatica a stare dietro alla continua evoluzione, ma non soltanto questo, cioè noi non dobbiamo dimenticarci, c'è un principio giuridico di fondo che è sotteso a tutta l'esperienza giuridica, il quale dice ad impossibilia nemo tenetur, nessuno può essere costretto a fare ciò che è impossibile, il che significa che il diritto, la legislazione genericamente intesa, si esercita nell'ambito, nella sfera di ciò che è possibile, ma la sfera di ciò che è possibile oggi è definita dalla tecnologia in prevalenza. Quindi in questo senso dire che io ricorro alla legislazione per limitare la tecnologia, laddove la tecnologia già definisce l'ambito della sfera di ciò che è possibile, insomma, è un cane che tende un po' a mordersi la coda. Ma altro ed ulteriore problema, i perfezionisti sottolineano secondo me correttamente una cosa che nell'ambito della computer ethics dobbiamo fare propria, che l'etica è dialogica, relazionale, non si cristallizza, ha bisogno di norme ma non si cristallizza soltanto nelle norme. Allora è chiaro che c'è bisogno di qualche cosa che abbia una natura dinamica per fare sì, e lì vengo al problema che stamani sollevava il professor Lambordini, che mi sembra un problema centrale, cioè noi come facciamo a far sì che un testo non rimanga lettera morta? Perché questo è un problema cruciale, Allora l'esperienza giuridica qualche cosa da questo punto di vista ce l'ha insegnato, cioè ci ha insegnato che un testo è tale
solo nella misura in cui è interpretato, applicato e reso vivo all'interno di un contesto vivente. Allora la grande difficoltà non è costruire il testo, la grande difficoltà non è scrivere il codice, la grande difficoltà è costruire la comunità interpretante all'interno della quale questo testo vive, riceve applicazione, è aggiornato e produce qualche cosa. Allora, senza, nell'ambito giuridico, questo in che cosa si è tradotto? Si è tradotto nella consapevolezza che storicamente bisognava costruire una classe omogenea o di giuristi o di giudici. Ora io non sto dicendo questo, però chiaramente significa che senza una comunità che ha un testo come fondamento, ma non come fondamento regolativo, come fondamento discorsivo, cioè anche la Costituzione è fondante della comunità perché è qualcosa alla quale tutti fanno riferimento in quanto essa fissa il quadro della nostra discussione, non in quanto ci prescrive direttamente questo o quell'altro comportamento, ma in quanto noi sappiamo che all'interno di quel quadro c'è una discussione vivente che deve essere portata avanti. Allora o questa discussione c'è, e questa discussione chiaramente ha contenuti assiologici che possono essere formulati in un manifesto, e questo può essere importante, oppure in mancanza di questa comunità interpretante, vivente, qualsiasi testo è destinato a rimanere lettera morta. Su questo non c'è ombra di dubbio. E quindi da questo punto di vista credo che oggi siano state dette molte cose interessanti e sia venuta fuori questa sensibilità, appunto per apprendere dall'esperienza, capire che l'etica non può essere intesa alla stregua di una sorta di soft law, perché il diritto ha tanti meriti e tanti demeriti, ma è chiaro che non è soltanto pretesa punitiva o giudizio, come diceva Luciano, e ugualmente la morale non è soltanto mettersi al riparo ad essere rimproverato, per esempio a fare il bene, per esempio a fare il bene. Io mi fermerei qua. Grazie molto. Passo la parola adesso al collega ingegnere informatico Marco Mezzarama, che è vero che è ingegnere informatico, ma anche molto di più, una visione intellettuale molto ampia. Marco, cosa ne pensi tu? Ma innanzitutto parlare per ultimo alle tavole rotonde è sempre un problema, perché o dici dell'ovvietà o dici cose che hanno già detto, quindi cercherò di fare alcune riflessioni. Per la verità tutte le cose che mi venivano in mente man mano che si parlava le cancellavo, la gente le diceva. Ma prima mi permetto di fare una chiosa storica, anche se non sono uno storico, che è relativa al fatto che ragionamenti di questo tipo sull'etica della tecnologia, non sto dicendo solo dell'etica dell'informatica, ne è pieno il mondo, ne è piena la storia, e in particolare in tutti i momenti in cui le tecnologie sono disrupting, creano problemi, fanno grandi trasformazioni, questo è un tema che tutti gli scienziati, ma soprattutto i tecnologi, no, si sono posti. Guardate, mi veniva in mente mentre sentivo queste cose il periodo che va dal 1895 al 1905, che è stato un periodo drammatico dal punto di vista sociale, no? Drammatico in senso in termini di cambiamento, ma anche di effetti sociali. L'introduzione dell'energia elettrica, la città con le luci, i tram, i motori elettrici, il motore a scoppio, che hanno cambiato le società, che hanno cambiato nel giro di un brevissimo lasso di tempo quello che era l'organizzazione della società e dell'organizzazione anche industriale. Bene, in quei periodi gli scienziati si ponevano esattamente gli stessi dubbi che ci poniamo noi, dubbi, quesiti. Io non ho tanti dubbi, ho dei quesiti. Mi viene in mente per esempio Galileo Ferraris, il grande scienziato che ha portato l'energia elettrica, no, a diffondersi, inventore non solo del motore
asincrono, ma anche del trasformatore, quindi la teledinamica, come la chiamava lui, cioè il trasferimento del lavoro a distanza, che si poneva esattamente il tema: ma io con le mie scoperte cosa faccio? Come rivoluziono il mondo? Sarà giusto? Quindi io direi che noi giustamente ci poniamo questi problemi, ma non siamo un unicum nella storia. Ci poniamo questi problemi perché in questo momento c'è una tecnologia che è particolarmente distruttiva di paradigmi organizzativi, sociali, fino ad ora consolidati. Questo però è un momento che direi fecondo per tutti noi, perché è un momento che ci permette di far riemergere il problema etico e sociale della tecnologia e delle professioni. Questo io credo che debba essere colto da tutti gli operatori, in particolare da quelli che sentono quel problema e che quel tema lo vivono, e quindi in particolare quelli che sono gli operatori delle tecnologie digitali, che devono portare non solo un contributo di carattere scientifico, ma devono portare anche quel tipo di consapevolezza che stanno cambiando con la loro tecnologia dei paradigmi. E notate che non è solo un discorso etico, e non voglio entrare su questo merito perché sarei picchiato da esperti filosofi, ma è anche un discorso che io vedo soprattutto di carattere sociale, nella logica di diffusione a tutti e nella logica di cambiamento della struttura sociale. E quindi c'è la necessità, credo, di cogliere il momento fecondo per riflettere e per far riflettere, perché certamente insieme al deficit formativo che esiste, insieme al deficit professionale che inevitabilmente esiste e che di cui ne abbiamo parlato, c'è un deficit culturale, che è un deficit culturale della popolazione in senso lato, cioè la gente che pensa che l'informatica sia una commodity. Non lo è, perché cambia tutti i processi, perché gli cambia la vita, perché gli cambia il modo di essere, perché gli cambia il loro pensiero, perché gli cambia le relazioni, perché ha cambiato sostanzialmente i meccanismi di comunicazione anche del sapere. E mi permetto un'altra riflessione, che è una riflessione sulla scuola. Io sono molto preoccupato perché vedo, non tanto dall'università, ma soprattutto nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie, un incredibile divario tra il modo di fare degli allievi e il modo di concepire dei docenti. Ma guardate, ci sono due ragioni. Questo qui perché io lo vedo pericoloso perché sostanzialmente sta deteriorando nell'immaginifico collettivo il ruolo pedagogico della scuola. Quello che è messo in discussione in questo momento non è se devo studiare più storia o se devo studiare più latino. Quello che viene messo in discussione in questo momento è se io devo andare a scuola per apprendere, no. Che è un problema di un altro livello. Allora, qui se non si interviene, veramente si rischia di trovarsi in una situazione caotica che ha delle implicazioni di natura non solo pedagogica, ma di legittimazione di un sapere e di trasferimento di un sapere che dovrebbe essere, almeno nella scuola pubblica, non indirizzato a ideologie. Cosa fare? Perché poi, oltre a riflettere, io credo che bisogna anche fare. Io ho fatto l'ingegnere, volevo fare il medico, poi ho fatto l'ingegnere, perché alla fin fine mi sono convinto che tu dovevi riflettere, ma se facevi l'ingegnere dovevi anche progettare e fare, quindi il tuo confronto era del fare.
Allora io credo che in questo momento ci siano alcune cose che siano fondamentali. È giusto quello che diceva, non mi ricordo quale comandamento era quello che diceva Meo, no? Che non vogliamo portare il pixel del reggiseno della Minetti alle scuole. Ma è anche vero che su 179 scuole primarie e secondarie di primo livello di Torino ce ne sono 26 collegate in banda non larga, accettabile. Ce ne sono meno della metà collegate a internet. Ce ne sono meno della metà, quindi stiamo parlando di un centinaio di scuole che non hanno internet soltanto nella segreteria o nella stanza del direttore. Cosa serve? Come è successo? Potrei parlare per altre ore e De Martin mi picchierebbe. No, ma a Torino è successo perché in Italia è così. Cioè, il vero problema è che noi dobbiamo incominciare a diventare una società dell'informazione dai basics. Cioè, mi vanno bene tutti questi ragionamenti che stiamo facendo sulla larga banda, eccetera, ma noi dobbiamo riuscire a riacquisire un deficit generazionale senza il quale la società si sfascia. E quindi, per esempio, credo che gli investimenti primari, non so quale comandamento fosse, no? Debbano andare verso una diffusione della rete in modo tale che tutti ne usufruiscano. E da qui io faccio anche un altro passo, credo che fosse il comandamento 1. No. Cioè, il sapere è un diritto universale. E oggi il sapere è legato strettamente alla rete, ma è anche legato al fatto che le scuole diventino veicolo fondamentale di trasferimento di conoscenze che sono in larga parte al giorno d'oggi diffuse su internet. Cioè, è necessario che si faccia un salto culturale. Una volta, se voi ci pensate, quando io andavo a scuola e avevo ancora l'inchiostro e il pennino, quindi questo denota quanto sono vecchio, ma mi ricordo benissimo che c'erano pennini molto raffinati, alcuni costavano di più, ce n'era ancora addirittura qualcuno fatta a mola antonelliana. Allora il docente era il veicolo comunicativo del sapere. Cioè, il ruolo fondamentale era quello che tu accedevi al sapere tramite il docente, che ti portava i libri, ti commentava i libri. Adesso il sapere è in rete. Il sapere deve essere organizzato. Allora è fondamentale, io credo, il ruolo che io giudico etico della comunità scientifica e pedagogica nel riuscire a organizzare questo tipo di sapere e fornirlo a tutte le scuole dell'insegnamento. Progetti che costano poco. Cosa? Uno? No, credevo che volesse dire un euro, mi sembra un po' poco. Un milione mi sembra un po' tanto. Allora, e adesso concludo perché ho visto che l'ora è passata. Prima considerazione. Giusto continuare a riflettere e raccogliamo questo momento virtuoso per fare in modo che i portatori di tecnologia siano anche portatori di responsabilità etiche e morali e che pongano loro questi tipi di problemi. Secondo, non riflettiamo solo, ma riusciamo a fare qualcosa, perché altrimenti col solo riflettere non si va da nessuna strada. Grazie. Allora, rispettando i tempi in maniera quasi svizzera, devo ancora
4 minuti per l'interazione anche con questi tre relatori, e ringraziando tutti di essere rimasti ancora numerosi fino alla fine. Chi vuole fare un intervento, commentare o porre domande ai nostri tre relatori? La stanchezza prevale? Facciamo passare perché... 4 minuti. La relatività del tempo si dice così. se non ci sono domande, forse c'è... Io volevo fare una piccola domanda sulla linea introdotta da Floride e Durante, che hanno aperto un problema che secondo me è molto importante, che è proprio quello di non rendere l'etica un qualcosa di meramente sanzionatorio. E questo problema è sicuramente importante, però io mi chiedo, si potrebbero già abbozzare delle possibili vie di soluzione di questo problema, quindi dare più corpo a questa etica di cui si è parlato durante tutta la giornata? Io prima ho sentito già una questione interessante, che era quella proposta dal professor Durante, che faceva riferimento a un vivere come se fosse, con un'analogia della Costituzione italiana, vivere con una discussione attiva e dinamica questo possibile codice etico. E volevo appunto sapere se c'era una qualche idea particolare a riguardo. Grazie. Ma molto brevemente, semplicemente, io non inauguro nessuna linea, sicuramente il professor Floridi lo fa. Per esempio, non so se è già uscito oppure no, The Ethics of Information, è uscito. Leggere The Ethics of Information può essere molto utile in questa direzione. È difficile, non so se lui riuscirebbe a condensare The Ethics of Information in 30 secondi, io farei difficoltà, però è sicuramente la testimonianza di un lavoro che parte dalla consapevolezza che le cose che sono cambiate incidono sulle nostre categorie. Cioè, quando io mi ritrovo ad interagire e il soggetto agente con il quale interagisco è una macchina o un software, è chiaro che tutto ciò che storicamente avevo elaborato basandolo su agenzia e volontà, intese come intenzionalità, vengono messe in discussione, via dicendo. Quindi c'è bisogno di ripensare, di dare una fondazione teorica forte, ma quindi è sempre stato così. Cioè, in questo non c'è niente di nuovo, è un lavoro che però va fatto. Benissimo, allora ringrazio nuovamente i nostri relatori, grazie molto. Inviterei il presidente Lamborghini semplicemente per una riflessione e un saluto conclusivo. Molto rapidamente. No, semplicemente vorrei dire che abbiamo raccolto tante belle cose della giornata odierna. Penso che assieme al professor Pezzalama, che è anche vicepresidente di AICA, cercheremo evidentemente di raccogliere queste cose per farne oggetto del nostro impegno. Anche poi voglio annunciare che le relazioni di questa mattina, non so quelle del pomeriggio se le abbiamo registrate, quelle di questa mattina saranno pubblicate sulla rivista di AICA online, che si chiama Mondo Digitale, e che è una rivista qualificata a livello internazionale. Quindi credo che questo sia il modo per concludere bene questa giornata. Grazie a tutti. Per quello che mi riguarda vorrei semplicemente ringraziare AICA innanzitutto, da cui è venuto questo invito prestigioso, il sostegno, l'organizzazione di questa giornata, ringraziare i miei collaboratori del Centro Nexa che hanno fatto un grandissimo lavoro, da qua c'è Giuseppe Futia, Luca Reschiuti, da Serena che vi ha accolto, ringraziare il Politecnico, quindi grazie al tecnico che ci ha seguito per tutta la giornata, grazie. E vorrei ringraziare tutti i relatori che sono venuti, specialmente da quelli che sono di là fuori Torino, grazie molte, addirittura dall'estero, grazie a tutti voi, siete rimasti in circa 30 fino alla fine, siete eroici, bravissimi, sono molto contento. Solo una battuta finale: John Robinson, economista post-keynesiana a Cambridge, ha detto famosamente che
bisogna imparare a occuparsi dell'economia, perché altrimenti l'economia si occuperà di voi, parlando quindi di elementi e rudimenti dell'economia. Mi sembra di poter dire che sta cominciando a esserci una consapevolezza diffusa che bisogna imparare a conoscere l'informatica, perché l'informatica si occuperà comunque di voi. E questo nel mondo anglosassone è chiarissimo, perché tutto il movimento, che ha poi dei suoi interessi anche imprenditoriali molto chiari, imparare a programmare dai 5 anni, learning to code, l'ex sindaco di New York che a 73 anni dice mi metto a imparare a programmare, è un'indicazione che c'è una consapevolezza diffusa che in parte utilitaristica mi conviene, ma in parte forse è cercare di capire questo mondo intorno che mi condiziona pesantemente. Da questo punto di vista, a Harvard quest'anno, al college, sono due i corsi più seguiti. Così a Harvard c'è una forte libertà, gli studenti scelgono i corsi. Se un corso ha 400 studenti, Harvard prende il Sanders Theater e li mette dentro. Sono due. Uno è Computer Science 50, introduzione alla programmazione, mai seguito tanto come quest'anno. Parliamo di Harvard College, quindi studenti in realtà con interessi più svariati, che in larga parte andranno a lavorare nella finanza o negli alti livelli direttivi delle aziende e della pubblica amministrazione. Ma il secondo corso, da qualche anno, è Justice, Giustizia, di Michael Sandel. Quindi questi due corsi, Computer Science da una parte e Justice dall'altra, sembrano quasi apposta come aneddoto conclusivo di questa giornata, per cui ci rivedremo. Grazie.